All'Aquila è festa grande per il riconoscimento della perdonanza come patrimonio immateriale culturale dell'umanità. L'UNESCO, riunito a Bogotà, ha riconosciuto un percorso iniziato tanti anni fa e dopo diversi no e cocenti delusioni, finalmente il messaggio di Celestino V e del primo giubileo della storia, ma anche la resilienza della comunità aquilana nel doposisma, si aprono ad una dimensione internazionale. È chiaro che l'Aquila dovrà adeguarsi perché gli effetti ora del riconoscimento non si possono prevedere, ma sono tante le occasioni che la città potrebbe avere grazie a questo riconoscimento UNESCO. Dopo la transumanza e l'alpinismo, l'Aquila si prende il riconoscimento più importante per la sua storia, nato da un'intuizione del professor Francesco Sabatini nel doposisma a questo percorso. Il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato, un riconoscimento che esalta il valore della comunità e il messaggio di pace e riconciliazione. Il dossier è stato frutto di un lavoro intensissimo, per il quale il primo cittadino ha ringraziato pubblicamente Elena Silibaldi del MIBAC, Massimo Lesi del Comitato Perdonanza e Luana Masciovecchio, dipendente dell'ente. Un percorso, si diceva, iniziato anni fa dalla precedente amministrazione e proprio l'ex sindaco Massimo Cialente in un post pubblico ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lavorato a questo progetto, compreso l'attuale sindaco Biondi. Anche il ministro Dario Franceschini ha espresso la sua soddisfazione e il cardinale Giuseppe Petrocchi, che ha parlato di perdono come chiave necessaria per aprire la porta della pace. Le ripercussioni che avrà? Di certo l'Aquila e la sua perdonanza dovranno uscire dalla dimensione locale, dalle mura. Il mondo si interesserà al giubileo più antico e già da qualche anno in realtà a livello di comunicazione si lavorava a progetti molto più grandi e ampi. Ora l'Aquila dovrà accogliere, dovrà essere preparata e per questo, come ha spiegato Massimo Alesi, servirà una struttura fissa che lavori ad un progetto che non sia limitato ad agosto, mese della perdonanza, ma tutto l'anno. Tanti eventi, insomma, per far conoscere l'Aquila sempre più nel mondo.